Benitez. Buongiorno. Per uno che è nato a Madrid, cresciuto nel Real, il Barcellona è forse un rivale diverso, particolare. Ci racconta un po' che cosa significa per Benitez, ma anche un po' per la sua famiglia, no? Dove non mi pare ci siano tifosi del Barcellona. No, ma devo dire che sempre ho avuto tanto rispetto per il Barcellona, perché è una squadra, è una società fortissima, no? Tanti anni, come hai detto, al Real, e questo significa che abbiamo giocato tante partite contro il Barcellona a livello del settore giovanile, qualche finale, abbiamo giocato due finali contro loro e tante partite dopo con la Liga. La prima partita mia con il Extremadura è stato contro il Barcellona, e la prima con il Valladolid contro il Barcellona, questa è sempre più difficile, ma con il Real non l'abbiamo fatto male. È una partita diversa, è una seta di massimo livello che l'ha fatto benissimo questi anni e che ha la qualità e un'idea di gioco per tanti anni. La differenza sempre è stata l'idea che loro all'inizio giocavano 1-3-4-3, dopo hanno cambiato a 1-4-3-3, ma sempre con questa idea di palleggiare, di gestire la palla e con l'idea di vincere sempre. Senta, il Barcellona è evidentemente il top del calcio mondiale. Il Napoli ha cominciato da un po' un percorso che è destinato ovviamente a proseguire. Non le chiedo quanto il Napoli sia vicino al Barcellona, però è questa la strada giusta, insomma, quanto c'è da fare, quanto c'è da costruire ancora per poter raggiungere questo vertice, il top, appunto. L'ho detto una volta e lo dico un'altra volta oggi, per non ripeterlo tutto l'anno: il fatturato di una società aiuta tantissimo, credo che loro sono 500 milioni, un po' alto, ma il percorso è chiaro che deve essere questo, è avere un bilancio finanziario, andare a migliorare ogni anno, ma ancora la distanza c'è. Io mi ricordo sempre il Nou Camp quando erano 100.000 persone, e un'altra cosa. Questo significa tanto incasso, tanto soldi, la pubblicità, tutto lo che alla fine significa una squadra di questo livello. Il Napoli cammina la strada giusta, ma ancora un po' distante. Mediaset, buongiorno mister. Buongiorno. Si alza l'asticella di questi amichevoli. Che importanza dà, al di là del prestigio, a questa sfida con il Barcellona? È difficile dirlo, perché per noi, anche per loro, sono tanti giocatori che arrivano dal mondiale, che arrivano in ritardo, e piano piano arriva un gruppo di 3-4, un altro gruppo di 3-4, anche Fernandez arriva oggi. Credo che noi pensiamo, sì, lavoriamo, miglioriamo, la squadra va meglio, ma mancano 3-4 giocatori, che qualcuno di questi 3-4 possono essere titolari, e per loro sarà lo stesso. Credo che è importante dimostrare l'idea di gioco, il nostro livello, ma alla fine sarà un amichevole, lo stesso con il PSG. La cosa importante è vedere qualcosa diversa, qualcosa più importante dal punto di vista calcistico, pensando nella partita del 19-20. Ci sarà anche Higuaín, giocherà Gonzalo, ho parlato con lui, lui viene con noi, ha lavorato bene, chiaramente non è al 100%, ma dipende da lui, dipende dal preparatore atletico, parliamo tra noi tre per decidere se può giocare qualche minuto. Arza, buongiorno. Buongiorno. Fellaini vi raggiunge a Ginevra? Chiaramente non parlare del mercato oggi è difficile, ma sai che parlare del mercato non è possibile. Credo che abbiamo tanti giocatori che escono nel giornale, che è difficile dire questo, l'altro. Noi continuiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo. Per lasciare a tuoi compagni senza domande, se parliamo di tutti questi che abbiamo qua, se sono in uscita, se non sono in uscita. Tutti sono qua, tutti lavorano per migliorare la sua condizione fisica, per migliorare il suo intendimento di quello che vogliamo fare, e dopo, sai, qualche volta quando legge un nome, io parlo con il
il procuratore, o parlo con il giocatore, Riccardo parla con il procuratore e noi sappiamo che si sta facendo, ma dobbiamo continuare a lavorare. La nostra responsabilità è lavorare, la sua come calciatore, la mia, e dopo se arriva una squadra e lui vuole andare e noi pensiamo che può andare e abbiamo un accordo, se fa, e se no continua a lavorare per rimanere qua e dimostrare il suo livello. Però potrebbe essere un giocatore giusto Fellaini, insomma, per il suo progetto di Napoli. Io credo che tutti questi nomi, ho detto tante volte 10%, sono vero. In questo caso non è un nostro giocatore, è un giocatore del Manchester United, dipende da loro, non dipende da noi. Le posso chiedere, in questi giorni c'è una forte polemica in Italia sulle parole di Tavecchio, il candidato alla Federcalcio. Volevo una sua opinione su quello che ha detto. Con la preoccupazione che io ho del mercato, che devo dire che non ho pensato niente di che cosa ha detto, che cosa vuole dire, che cosa vanno a fare. Per me la chiave è migliorare questa squadra. Adesso sono sicuro che qualche allenatore che va a giocare una partita contro il Barcellona penserà, attenti che arriva Iniesta, ma non che arriva Tavecchio. Corriere dello Sport. Dove siamo? Sono qua. Sì. Dimmi una cosa, mancano due settimane più o meno alla partita che conta, no? Come vedi la squadra? Cioè, secondo te quanto ti manca ancora? Ce la fai ad arrivare per quello che vorresti avere? Sì, credo che stanno andando molto bene, questo chiaro. Il problema è che se Higuaín, Fede, Enrique, anche Andújar arrivano quasi due o tre giorni prima, anche oggi Fede, dobbiamo vedere se Higuaín sta bene, chiaramente Duván e Pandev Micciu devono lavorare di più. Per sapere come la squadra dobbiamo aspettare ancora una settimana, due settimane per vedere chiaramente dove siamo. Che ho visto qualche cosa positiva in allenamento? Sì, oggi hanno fatto un allenamento con la mentalità giusta e questa settimana le tre partite che abbiamo giocato credo che la squadra ha mostrato un po' l'idea che abbiamo. Ma se mancano una squadra di 11, mancano 3-4 giocatori, non sappiamo veramente dove siamo. E l'altra cosa è, in questi 15 giorni non sappiamo quello che potrà accadere al mercato e tu giustamente non ne parli, ma visto che l'ironia non ti manca, diciamo per caso che in questi giorni ti arriva uno, senza fare nomi, Fellaini, fa in fretta, fa in tempo ad essere inserito negli schemi? Si arriva subito, sì. Il problema nostro è che dobbiamo fare la lista questa settimana più o meno, dobbiamo fare l'acquisto, dobbiamo fare la lista e dopo inserirlo nella squadra. Cioè, credo che se vogliamo essere realista, il gruppo che abbiamo oggi, di questo gruppo, sicuro che il 99% sarà la lista della Champions. Radio Kiss poi Repubblica. Buongiorno signor Benitez. Due domande. La prima, in questi 15 giorni, mi riallaccio alla domanda del collega Giordano. Proverà ad inserire già Higuaín per la partita d'andata o nel programma di recupero di Higuaín dopo i mondiali ritiene che possa giocare nella gara di ritorno? Dipende da lui. Lui è arrivato con molta voglia, ha lavorato ieri anche oggi molto bene, si vede che è in forma dal punto di vista fisico, ma dopo dobbiamo vedere il campo. Credo che l'atteggiamento è molto positivo e con la sua qualità tante volte un giocatore all'80% può fare la differenza. Con lui può darsi questa situazione, ma dipende da Micciu, dipende da Duván, dipende da Pander, che sono oggi tutti e tre con noi, si sono meglio che Gonzalo in due settimane. La seconda gliela faccio scherzosa, ma non troppo, perché domani sera incrocerà Luis Enrique. Più o meno la sensazione è che senza l'arrivo di Luis Enrique qualcosina su Mascherano poteva accadere. Gli dirà qualcosa e soprattutto, ma siamo sicuri che la porta di Mascherano è completamente chiusa? La porta è completamente chiusa perché con Javier e con il suo procuratore ho parlato, loro hanno parlato con Tubizarreta a questo punto. Solo la mia amicizia con Javier permetteva un po' questa possibilità dal punto di vista della società, del contratto, della fiducia che ha Luis Enrique in Javier.
ho visto dall'inizio che non era possibile. Abbiamo aspettato un po' con la porta aperta, ma non era possibile. Io credo che non è un problema e non era un problema, no? Al di là di quello che si parlava, quello che si poteva leggere nel giornale, io sapevo all'inizio che era difficilissimo e dopo una settimana più o meno, parlando con Javier e con il suo procuratore, sapevano che era impossibile. Però io lo dirà a Luis Enrique, ti potevi fare gli affari. Luis Enrique, io ho fatto l'allenatore di Luis Enrique, io ero l'assistente del Bosque quando lui era la prima squadra e ho un buon rapporto con lui. Parlerò con lui. Repubblica. Parlerò. Sì, eccomi. Buongiorno. Due curiosità. La prima. Ha fatto tre, ha fatto così. Non conosce. La prima è su Miciu, visto che ne hai parlato tanto, come sta? È apparso un po' in ritardo di condizione, se sta migliorando insomma da questo punto di vista. Sì, con Miciu dobbiamo capire che è un giocatore che l'anno scorso ha avuto qualche problema e non allenava, non ha giocato fino alla fine e non poteva allenare normalmente con la squadra. Per questo dopo sei settimane di vacanze è sempre ancora più difficile. Lui sta lavorando molto bene. Credo che l'altro giorno abbiamo visto due o tre scatti che ha fatto lunghi, arrivava all'area e dopo nel gioco aereo di testa abbiamo visto la sua forza. Credo che sarà una questione di tempo, a me mi piace moltissimo questa possibilità perché è un giocatore diverso, un giocatore che ha un buon inserimento e che è diverso a questi che abbiamo, Mare e Pande, perché lui è più forte di testa che loro. La seconda, senza ovviamente fare nomi perché l'hanno già fatto, ti chiedevo sul centrocampo, perché dobbiamo migliorare la squadra, che tipo di caratteristiche cerchi nei centrocampisti o nel centrocampista che arriverà? Per non parlare di mercato, lo chiamiamo, sono giocatori che hanno la mentalità, per dire la capacità di affrontare ogni partita per vincere, questa è la cosa più importante. Dopo possiamo parlare della qualità tecnica o della condizione fisica, ma chiaramente lo che abbiamo sono giocatori che hanno la mentalità giusta, lo che cerchiamo è qualcuno con la stessa mentalità ma un po' più di qualità. Con questo non t'ho detto niente. Il mio lavoro. Ultime due a Iemnepo. Dove siamo? Mister, non lo so. Nel secondo tempo della partita di sabato abbiamo visto un cambiamento di modulo, 4-1-4-1. Visto che ormai il nome Fellaini è stato sdoganato, potrebbe essere quella la variante tattica per un centrocampista come Fellaini, molto bravo ad inserirsi in fase offensiva? È quella la variante che sta studiando? Mi piace la domanda perché mi permette spezzare un po' con il modulo. Come il modulo è la cosa più importante, io lo che ho detto l'altro giorno era 1-4-3-3. Tu mi hai detto che abbiamo fatto 1-4-1-4-1. Questo significa che dipende da che cosa fanno i giocatori, dipende da che cosa guardiamo noi da fuori, cambia il modulo. So, il 4-3-3 può diventare un 4-1-4-1, dipende dall'esterno. Il 4-2-3-1 può essere un modulo con tre attaccanti. Non è importante il modulo, sì, voleva provare, voleva vedere la squadra con un altro modulo e vedere se siamo capaci di capire che cosa dobbiamo fare. Non mi è piaciuto tanto perché abbiamo avuto qualche difficoltà per controllare la partita, ma devo dire che non abbiamo lavorato quasi nulla con questo modulo, per questo è una questione solo di tempo di inserire qualche idea diversa e lavorare con questa idea. L'ultima. Salve mister. Salve. Lei crede ai corsi e ai ricorsi storici? Perché sono buone per me, sì. No. Ti spiego. Nel 1986 il Napoli finì terzo dietro la Juventus scudettata e la Roma di Eriksson seconda. Quell'anno ci fu una finale mondiale Argentina-Germania, l'anno dopo il Napoli vinse lo scudetto. E guarda caso un'altra finale Argentina-Germania ci fu nel 90 in Italia, quando il Napoli aveva appena vinto il suo secondo scudetto. Volevo sapere questo innanzitutto che cosa le suggerisce. Credo, perché mi interessa moltissimo. Sicuro. E poi una più seria: tra Juventus, Roma ed Inter in questo momento, in base ai movimenti di mercato, quale la preoccupa di più per la prossima stagione? No, l'altro giorno ero sorpreso perché se parlava della pagella degli acquisti del mercato, questo è
non so se dice in italiano rizzare il rizzo, rizzare il rizzo, no? Il rizzo del capello? Ma farlo ancora più, non si dice, ma so, girare anche di più per fare la pagella del mercato, quando manca un mese di mercato, perché si deve scrivere qualcosa, se no non abbiamo, non ha senso. Il mercato non conta nulla, un po' l'idea, ma non conta nulla se non si inizia a lavorare. Tu puoi firmare, l'altro giorno mi diceva una persona, no, se compriamo questo giocatore, questo ruolo, a posto, e se noi tutto lo che facciamo, prepariamo la partita de Champions, questa di qualificazione per la Champions, e dobbiamo comprare un giocatore con rizos, come dice in spagnolo, e questo è fondamentale perché se non lo facciamo non possiamo andare avanti. Lo compriamo, arriva, e se infortuna il primo allenamento, che facciamo? Taglio la pena? No. Noi dobbiamo lavorare con i giocatori che abbiamo. Il mercato dobbiamo farlo, provare a trovare il giocatore giusto, ma dopo un giocatore può fare la differenza, può succedere che Callejón, che nessuno conosceva, fa 20 reti. Prossimo anno Mertens, Michu, Lorenzo possono fare 20, e non abbiamo bisogno di fare un mercato fantastico perché abbiamo giocatori di qualità qua. Detto questo, voglio comprare qualche giocatore di qualità per migliorare la rosa, questo è certo, ma credo che ancora manca un mese e noi siamo un po' in fretta perché abbiamo due partite importantissime vicino, ma lavoriamo con la squadra che abbiamo, provo a spingere al presidente un po' e vediamo dove arriva. Grazie a tutti. Grazie. A che percentuale siamo? No, ancora non possiamo dire niente perché mancano tanti giocatori. Dopo 15 giorni parliamo. Grazie, buongiorno.